Tutto quello che voleva era un bel cavaliere per il grande ballo. Questo libro è una noia. E suo padre? No. La prof si è addormentata, dai! No, il gesso no. Dorme come un sasso. Approfittiamone per truccarci. Giusto un ritocchino. Oh! Colta in flagrante! Cos'è questa presenza minacciosa alle mie spalle? Oh, salve! Dammi quei cosmetici! Oh, mi fa infuriare! Lo so, è brutto vedersi confiscare il make-up. Ma ti svelo un segreto. Sì, nascosto sotto il bicchiere! Basta prendere un recipiente vuoto e rovesciarlo così. Aggiungi un po' di colla sul fondo. Ed ecco fatto! Adesso scelgo il blush, lo incollo e aspetto che la colla si asciughi. E voilà! Ecco il make-up a portata di mano. Ho messo anche il coperchio, così è più credibile. Ma non è tutto! Per applicarlo ci vuole il pennello, giusto? Ho ritagliato una cannuccia e ho coperto il pennello così. Poi l'ho nascosto con un'altra cannuccia. Dopodiché ho inserito tutto nel coperchio. È incredibile, vero? Si tira fuori anche facilmente. Aspetta un attimo. Che sta succedendo lì dietro? Meglio controllare. Beh, le bibite non sono vietate. È tutto fradicio, che disastro! I capelli, il trucco! Oh no, è terribile! Guarda come viene giù! Meno male che avevo l'ombrello. Oh, non è giusto! Oddio, ma che ti è capitato? La pioggia ha rovinato tutto! Già! E ai tuoi capelli serve aiuto! Ehi! Aspetta un attimo! Forse mi è venuta un'idea! Guarda, l'asciugamani elettrico! Metti la testa qui, su! Fidati, funzionerà alla grande! Ecco, adesso asciughiamo i tuoi capelli. Non ci credo, sono come prima! Te l'avevo detto? Adesso mi sento molto meglio, grazie! Oh, quasi dimenticavo! Devo mettere questi nella scatola, sì! Meno male, non ha suonato. Ho un'idea migliore. Nasconderli. Nessuno scanner li troverà. Oh no, come non detto! Signora, qualche problema qui? No, sono innocente, lo giuro! Non ci posso credere. Oh. Devo evitare di essere beccata. Forse ho avuto un'idea. Basta applicare un adesivo proprio qui sul telefono, rimuovere la pellicola e incollare il make-up. Perfetto! Adesso metto il telefono nella scatola. Sì, non ha suonato! E questo qui che cos'è? Oh, questo è per reggere meglio il telefono. Oh, va bene, entra pure. Aggiungi qualche riga là. Sì, è divertentissimo. Oh, ciao. Oddio, è Kate. Che coincidenza. È come se avessimo evocato la puzza. Sì, qua dentro puzza, eh. Non ci arriva. Senti, Kate, questo lo hai mai visto prima? Tieni, è per te. Non avere paura di usarne tanto. Beh, grazie, almeno credo. Kate si spruzza sotto le ascelle, vedi? Dai, andiamo in classe. Ehi, ma
Che cosa c'è nello specchio? Kate puzza! Cosa? Ma davvero puzzo! Io non sento niente! Devo cancellarlo! Ok, proviamo con la manica! Non viene via! Ci deve essere qualcosa... Forse con l'acqua! Ah, ma stupidi lavandini, non funzionano mai! Niente da fare, adesso tutti lo vedranno! Prendi questo, Kate, puzzolente sullo specchio! Non posso neanche guardarti! Aspetta! Viene via! Forse è stato il deodorante! Fammi provare! Sì, è il deodorante! Il pennarello viene via! Non si vede più nulla! Perfetto, crisi evitata! Ma sai che c'è? Forse dovrei fare anch'io un'opera d'arte! Prenderò un pennarello e riscriverò il mio nome. Fatto! Sì, molto meglio così, secondo me. Tutto questo lavoro mi ha fatto venire sete. Questa dovrebbe aiutarmi. Ma perché non si apre? Adesso come faccio a dissetarmi? Ehi, Jennifer? Che cosa vuoi? Non riesco ad aprirla, mi aiuti? Ma che schifo, vattene! Oh, scusa! Ehi, Kate, te la apro io! Sul serio? Oddio, grazie! Ecco qui! Grazie, Matt! Grazie, Matt! È proprio ciò che volevo. Non posso credere che l'abbia aiutata. Ma guarda come la manda giù. Aspetta un attimo, ho un'idea. Ah, buonissima, vado a buttarla. È la mia occasione, devo avere il telefono pronto. Sì, lo scatto del secolo. Fatto. E fatto. Oh sì. Devo soltanto modificare questo. Sì, troppo bello. Fatto. Adesso lo invio a tutti quanti. L'hanno già ricevuto? Ah, un messaggio. Oh, povera Kate. Oh. Ehi, ma che cos'è questo? Oh mio Dio, è Kate! È proprio lì! Ah? Ma che succede? Perché tutti ridono di me? Kate, mi sa che devi controllare il telefono. Che cos'è il mio telefono? Un video. Ehi, ma quella sono io. Cosa? Non l'ho presa dalla spazzatura, l'ho messa nella spazzatura. Adesso tutti credono che io mangi da lì. Eh sì, avete ragione, è davvero divertente. Finalmente posso truccarmi. Wow, che bel colore! È davvero perfetto. Ok, siamo pronte. E via! Ha funzionato alla grande. Anche il mio! Che carine! Su, dammi il 5! Vediamo dove lo posso mettere. Ah, perfetto! Ogni cosa al suo posto! Ehi! Psst! Guarda qui! Wow, quanti trucchi! È tutto in ordine! Davvero notevole, sai? Aspetta, non ho ancora finito! Oh no, sono spariti! Bella collezione di trucchi. Ma conosci le regole, non sono ammessi. Ehi! Su, dai, ti insegno un trucco!
Intanto ho preso una palette, poi un cotton fioc. Ho scelto il colore e ho tamponato. E così via con tutti gli altri. Ho fatto assorbire bene ogni colore e li ho rimessi tutti nella scatoletta. E voilà, un'intera trousse di cotton fioc. Adesso ho il make-up di emergenza pronto all'uso. E posso scegliere qualsiasi colore mi venga in mente. Wow, questa combinazione è stupenda! Grazie mille! Luna ha le risposte. Meno male che so le risposte. Sono così felice che anche Luna sappia che sta facendo. Grazie a un piccolo aiuto, sì. Devo essere veloce. Non può essere, sta barando! Come subdola. Cheryl! Smettila! Ma sei così cattiva! Fa niente, farò un piccolo spuntino. Mi serve proprio. Cioccolato. È una barretta di cioccolato. Sembra così buona. Devo averla. Sono così affamata ed è così gustosa. Cheryl, potrei avere un pezzettino? Bene, bene, bene. No. Adesso basta, non ho paura di te. Ora sono cavoli, c'è solo una cosa da fare. Qualcuno ha aperto la finestra? Una barretta di cioccolato. Ancora? Come vuoi, prendi. Dammi le risposte. Altre? Bene, contenta? È un piacere fare affari con te. Grazie, amica. Grazie. Io odio studiare, mi tornerà molto utile. Che sta succedendo qui? Sono così deluso! Datemi tutto! Oh. Andate in punizione entrambe! Non ci posso credere, dilettanti! Ecco come si intrufola il cibo in classe! Delizioso, io amo questo lavoro! Sì... Mi asciugherò i capelli! Sarò fantastica! Perfetto! È ora di fare i compiti! Oh mio Dio, adoro queste patatine! Questo compito sarà facile! Basta levare un po' di spazzatura, accendo questo... Ma perché non si accende? Lo sistemo io! Scuoti, scuoti, scuoti! Accidenti! Spero che nessuno abbia visto. Ora dovrebbe funzionare. No! Perché mi odi, PC? Aspetta un secondo. Ho una soluzione geniale! Ho una bottiglia da 2 litri e un coltello. Taglierò la parte superiore della bottiglia. Avrò bisogno di un pezzo di tessuto. Farò scivolare questo fazzoletto all'interno della bottiglia. Si adatta perfettamente all'asciugacapelli. Sono pronta! È una specie di aspirapolvere in miniatura. Guarda come raccoglie tutte le patatine. Pulito! Fatto! Meno male che è ora di pranzo. Non esiste! Maddie, guarda! La mia nuova felpa! Si è macchiata! Oddio, sembra... Beh, hai capito! Ma non ho nulla da mettere! Vieni via, macchia! Va via! Ah, è colpa tua, Jennifer! Forse possiamo nasconderla! Tieni, indossa la mia cintura. Vieni qui, ti faccio vedere. Non credo che funzionerà. A meno che non la pieghiamo. Prima metti la cintura intorno alla vita. Legala più stretta possibile. Una volta che è ben fissata, solleva il tessuto in questo modo. E ora la macchia non si vede più. Piuttosto carina, eh? Sì, non male, direi.
Devo fare attenzione. I righelli sono ottimi per grattarsi. Ma che bel triangolo! E con la geometria ho finito. Tempo di pulire. E infilati. E non ci va. Aspetta un secondo. Ma è possibile che non ci arrivo? Metterò tutto nello zaino. E va dentro, righello. Mi stai prendendo in giro. Perché non ci vai? Ops. Righello, perché me lo hai fatto fare? Aspetta, forse non è poi così male? Ma ancora non ci va! Quest'astuccio mi odia! Ok. Penso di sapere come risolvere il problema. Mi sono fatto un piccolo righello di carta. Ho la mia penna, sviterò l'estremità e tirerò fuori l'inchiostro. Il piccolo righello di carta scivolerà all'interno. E ho rimesso dentro l'inchiostro. Come nuovo! Ci provo con un pezzo di carta. Funziona proprio come un vero righello. Linee dritte. Un triangolo perfetto. Bene. Sì, sì, ho capito. Dovrò vedere tante linee dritte se volete un bel voto. Adesso è il mio momento. Apriamo e... boom! Righello penna in mio soccorso. Cos'è successo? L'inchiostro è dappertutto. Non è giusto. La mia mano, la mia faccia. Dappertutto. Va bene, certo. Non si capisce quello che dice il professor Clarkman. Esatto, un test, sì, capisco. Perché io sono preparato. Psst, Kate, guarda cosa ho io. Porca miseria! Jake, certo che sai il fatto tuo! Già! Geometria, inglese, c'è tutto! Allora ecco perché indossi questo stupido cappotto! Ops! Mi spiace, ma questi appartengono a me adesso! No! Il mio futuro accademico! Non posso credere che pensavi di farla franca! Jake! Ehi, Jake! Stai tranquillo, ti copro io. Meno male che ho queste scarpe. Tirerò fuori la soletta. Poi mi serve una penna. Qui posso scrivere tutto ciò di cui ho bisogno. L'intera equazione ci entra perfettamente. Chi ha bisogno di studiare quando hai una scarpa e una penna? E basta rinfilare la soletta nella scarpa. Equazioni, voi rimanete al sicuro. Avrò bisogno di voi. Nessuno se ne accorgerà. Ci penso io a te, Jake. Perché ho la mia fidata scarpa! Perché mi stai dando questa schifosa scarpa? Questa scarpa non mi aiuterà in geometria! E non è la scarpa, ma la soletta dentro! Ci sono delle fantastiche ma sfocate equazioni! Aspetta, sfocate! Cos'è successo? L'inchiostro si è cancellato! Le equazioni sono rimaste sotto i miei piedi! E anche il mio futuro accademico! Smettila di parlare e finisci il test! Ho passato tutto il tempo a scrivere quelle equazioni per niente! Sapevo che arrivare presto era la decisione giusta! Non c'è nessuno e ora posso mettermi al lavoro! Ho il mio piccolo foglietto per barare! Controllo le risposte sul telefono! Non sono capace neanche a scrivere nonostante abbia le risposte davanti a me. Nessun problema, meno male che ho una gomma da cancellare. No, il mio foglio! Se solo riuscissi a rimetterlo insieme! Aspetta, un modo c'è! Del nastro! Potrai fare qualcosa tu! Aspetta! Certo che può! Prima di tutto mi serve una striscia di carta della stessa larghezza del nastro. Ora è tempo di scrivere gli appunti. Oh, algebra, perché devi essere così difficile? E ora è il momento di un po' di nastro biadesivo. Mi serve una striscia lunga, ma devo stare attenta a non strapparla. È ora di posizionare con cura le strisce di carta sul nastro. Ci sta benissimo!
Ora devo arrotolarla con attenzione nel distributore. Tutto fatto, pronto! Non si vede proprio! Oh, distributore di nastro, sei la mia salvezza! Guarda quante equazioni! Wow, Kate, sei arrivata presto! Guarda cosa ho fatto! Tutte le risposte sono pronte? Devo dire che non ti ho mai visto fare una cosa più ingegnosa! Beh, è arrivato il momento per voi di fallire un altro test di algebra! Bene, Nastro, non mi deludere! Sono così entusiasta del test! Bene, ecco qui il test, Kate. Grazie, professor Clarkman. Bene, mettiti al lavoro. È l'ora del nastro? Perfetto. Ed ecco la risposta alla prima domanda. E anche la seconda e la terza. Va bene, solo un'altra domanda. Passiamo alla numero 4. Aspetta, ma cos'ha la quarta domanda? Ok, controllerò il nastro. E qui? 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 Deve essere da qualche parte! Kate, sembri una mummia! Brava, Kate! Adesso esci da qui! Va bene! Che figura! Oddio! Troppo carino, Kevin! Cosa stai facendo? Non è il migliore, potrei guardarlo tutto il giorno! Wow, guarda qua! Oh no, la lezione sta per iniziare! Buongiorno, compito in classe? Prof? Cosa c'è, Betty? Naomi sta guardando i ragazzi sul suo telefono! Naomi, metti giù il telefono! Voglio la vostra completa attenzione! Cosa? Ma è Kevin! Non è giusto! Sei proprio una secchiona! Ho fatto bene? Non si preoccupi, prof, ci penso io! Posso sempre contare su di te, Betty! Ora dove ero rimasta? Non posso credere che tu l'abbia fatto, cattivissima! Forse un'occhiata veloce, non pensarci nemmeno! Ma forse si sta allenando! Non riesco a resistere! Ho bisogno della mia dose di Kevin! È così difficile! E provaci! Solo una sbirciatina! Aspetta, ci penso io! So cosa fare! Faccio un selfie veloce, metto qui il mio telefono, poi stamperò il mio selfie, lo ritaglierò e lo attaccherò al mio telefono! Un aspetto positivo! Guarda, Betty! Cosa? No, non puoi farlo! Prof, abbiamo un'emergenza! Cosa c'è adesso? Non vedo quale sia il problema! La guardi, non è ovvio! Il telefono è proprio lì, guardi! Smetti di farmi perdere tempo, Betty! Ma... Questo round lo vinci tu, Naomi! Non è finita! Shh, Kevin sta ballando! Posso vedere? No! E X deve essere 5! Wow, è già ora di pranzo! Mangiamo! Sembra buono! Non vedevo l'ora! Adoro questi ovetti! Sono gustosi e hanno una piccola sorpresa! Ho dimenticato di portare da mangiare! Ma va bene così! So cosa fare! Miam! Buonissimo! Ne avevo bisogno! Dov'è il mio ovetto? Era proprio qui! C'è qualcosa che non va? No, non ci credo! Ladra di ovetti! Avrei dovuto aspettarmelo! Lo fa di continuo! Aspettate un momento, ho un'idea! Torno subito! Come vuoi, ma porta altro cioccolato! Per prima cosa mi serve un uovo! E una cannuccia e della colla! Spremo la colla sul guscio, proprio così! Poi ci premo sopra la cannuccia! Ora aspetto che si asciughi! C'è ancora del lavoro da fare! Immergerò l'uovo nel cioccolato fuso! Ha un aspetto così delizioso! Poi posso metterlo nella sua confezione! Sembra piuttosto convincente, piegherò i bordi! Non posso permettere che Naomi sospetti qualcosa! È pronto! Ho qualcosa per te! So quanto ti piacciono! Grazie, non riesco proprio a farne a meno! Buon divertimento! Io che schifo!
Ti sta bene così impari? È un uovo crudo! Che schifo, era questa l'idea geniale! La prossima volta portati da mangiare! Oh, non è stato bello! Na 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 na! L'arte è un'espressione dell'anima umana! Di cosa sto parlando? Ci sono, ci sono! In ritardo come al solito, Naomi? Comunque, oggi ho un argomento interessante per voi. La musa di oggi è Madre Natura. È una delle sue simpatiche creazioni. Voglio che disegnate uno scoiattolo, non dimenticate l'adorabile coda folta. Ok, posso farlo. Non dovrebbe essere così difficile, questo è lo spirito giusto, Betty. Oh, qualcuno mi sta chiamando. Pronto? Ehi, tesoro, scusate, devo rispondere. Sta andando bene, mi piace disegnare belle immagini. Ma tu fai pure, io ho cose più importanti da fare. Come truccarmi? Ecco perché vai male tu. Cosa? Sono un artista, sono un capolavoro. E umile. Ho uno scoiattolo da finire. Adoro questo rossetto. Oh, oh, è tornata la prof. Vuole invitarmi a uscire. Wow. Ancora 5 minuti, ragazze. Devo andare in bagno. Devo fare pipì. Oh, vai, vai, Betty. Sapevo che non avrei dovuto bere il terzo bicchiere, devo sbrigarmi! Come si disegna uno scoiattolo? È più difficile di quanto pensassi. Forse se... Ah, è terribile! Cosa devo fare? Aspetta, mi serve il disegno di Betty! Wow, è molto bello! Ha talento, glielo concedo! Stendo la pellicola di plastica sul disegno, voglio che sia ben aderente. Ora posso ricalcare lo scoiattolo, disegnerò direttamente sulla pellicola di plastica, devo solo seguire le linee. Facilissimo! Perché non ci ho pensato prima? Ora le zampe. E poi gli occhi. Quasi finito? Ecco! È incredibile! Faccio scivolare via l'involucro di plastica, quindi lo capovolgo e lo metto su un foglio di carta. Devo trasferire l'inchiostro. Questo mattarello farà il suo dovere. Posso togliere l'involucro di plastica ora e a me è rimasto uno scoiattolo. Prof, che ne pensa? Vediamo un po'. Tada! Spero le piaccia! Ci è mancato poco! Cosa mi sono persa? No, non può essere! È meraviglioso, Naomi! Troppo gentile! Ma sembra proprio il mio disegno! Non capisco! Che succede? Betty, hai copiato Naomi? Cosa? No, è stata lei! Credo sia uno dei piccoli misteri della vita! Sono arrabbiatissima ora! Ah, la prof sta guardando? No, è girata! Adesso mai più! Piano piano per non farmi notare... Un momento. Pensi di essere tanto furba, vero? Adesso ti sistemo io. Salve! Già, sono io. Conosci le regole. Ok, ecco il rossetto. Niente e nessuno può sfuggirmi. Quel rossetto era nuovissimo. Questa matita mi ha dato un'idea. Sì, può funzionare, lo so. Intanto bisogna rimuovere questa gommina. Inseriamo una cannuccia all'estremità così e tagliamo la parte che non serve più. Adesso ci servono rossetto e cucchiaio per farlo sciogliere. Una volta sciolto lo versiamo dentro la cannuccia così, con molta attenzione. Fatto! Da sotto togliamo la cannuccia. E voilà, rossetto al posto della gomma. Ehi, che stai facendo laggiù? Rosy, ti stai truccando? Io? No, è solo una matita, vede? Ah, meno male.
Congela dell'acqua in un contenitore, rimuovi il ghiaccio dal contenitore. Adesso prendi i colori e pennelli. Scatena la tua vena artistica. Dipingi direttamente sul ghiaccio. Puoi usare i colori che vuoi. Mentre il ghiaccio si scioglie, i colori si spostano. Poi cominciano a mescolarsi. Continua così e aggiungi altri strati di pittura. Vedrai, è davvero rilassante. L'effetto finale sarà stupendo. Visto? Abbiamo colorato il ghiaccio! Ok, comincia la lezione. Ah? Non mi funziona la penna? Oh no, è finito l'inchiostro, ti pareva. Pazienza. Ehi, Sofia! Tutto a posto, Luna? La penna non scrive, me ne presti una? Certo, come no, sicuramente ne ho una. Qui, da qualche parte. Quello non è una penna. Aspetta. Ah? Di nuovo? Possibile? Che caos nel mio zaino. Dovrei essere più ordinata. Ehi, ho avuto un'idea! So come tenere tutte le mie cose in ordine. Devo solo sistemare un elastico qui sopra il mio quaderno. E poi altri due o tre. Adesso ci infilo dentro le mie cose. E c'è spazio anche dentro. Tutto è al suo posto e a portata di mano. Carino, vero? Ed ecco una penna per te. Ah? Cosa? Oh, già, grazie. Fantastico. Stavo facendo un bel sogno. Che noia questo test. A me piace. Sei una secchiona. Magari posso divertirmi un po'. Ehi, smetti di fare la bambina. Mi piace questa domanda. Ah, devo uscire di qui. Oh, un attimo. Ehi. E ora che c'è? Guarda qui. Strofino questa penna sulla manica e la faccio ruotare. Ammettilo, ti ho impressionata. Wow, sembra stregoneria. Fammi provare. Non credo proprio, sai? I maghi non rivelano mai i loro segreti. Devo sfregare più forte, forse. Ah, sì? No, niente, ci rinuncio. Ah, ci sono! Devo usare il cervello. Ah, mi ero dimenticata della gravità. E la rotazione della Terra ci dice che... Ah? Ho capito tutto, adesso ci riprovo. Sì. Non è magia. Sbruffona. Ops. Ragazze, silenzio. Scusi. Beccata. Ops. Sofia, dico anche a te. Sto facendo il test, vedi? Ultimo avvertimento. Ehi, ma la penna? La giornata si mette male. Ehi, quello cos'è? Non lo so. C'è uno spettacolo stasera. Dobbiamo andarci. Fermati. Non si può portare cibo all'interno. Potrai fare uno spuntino dopo lo spettacolo. Ma non ho nulla. Beccato. Non ho voglia di essere beccata. Forse ho un'idea. Sarà incredibile. Basterà coprire lo zaino con una felpa in questo modo. Ora sono pronte. Le guance paffute sono la ciliegina sulla torta. Sono perfette. Il piano è infallibile. Fermati. Ok. Vabbè. Grace, cosa hai mangiato? È solo il mio zaino. Vuoi qualcosa? Le voci girano in fretta.
Lo spettacolo sta per iniziare. Eccolo. Ok ragazze, fate silenzio. Oggi c'è il compito in classe. Non voglio sentire volare una mosca, ok? Potete cominciare. Andrà tutto bene. Mi serve una penna. Oh no, il mio astuccio non si apre, dai! Proprio oggi doveva succedere. Forse Jennifer mi aiuterà. Ehi! Che c'è? Mi puoi prestare una penna? No, mi serve, capito? Wow, ok! Mindy? Che cosa ho appena detto? Scusi, prof. E ora che faccio? Ero così giovane e piena di speranze, poi ho preso un'insufficienza e ora guardatemi. Un'altra giornata di shopping, oh, guarda questa poveretta. Ha qualche spicciolo, per favore? Fa vedere. Spero ti sia d'aiuto. Grazie tante, lo apprezzo davvero. È gentile. No, non posso permetterlo. Devo evitare questa insufficienza. Oh, forse posso usare questa graffetta. Poggio la graffetta sul tavolo. Prendo la mia pistola per colla e riempio la graffetta con la colla così. Uso colla glitterata perché è più carina. Riempio questa sezione e la faccio asciugare. Aggancio l'estremità della graffetta alla zip dell'astuccio e sì, si apre! Ah, che sollievo! Avanti! Il mio capolavoro sta prendendo vita! Oh, che caldo, però l'arte è faticosa! Ce n'è voluto, ma adesso è molto meglio! E questo che cos'è? Oh no! È il mio rossetto! Ed è tutto sulla felpa, accidenti! Ehi, mi senti? Qualcuno mi chiama? Mi si è tolto il rossetto. Ah, ho capito, tranquilla, ti aiuto io. Ecco qui. Prendiamo un tubetto vuoto di tempera e ci mettiamo della vasellina, ad esempio. E poi del colore che ci serve. Mescoliamo il tutto, così. Ed ecco, semplicissimo! Per applicarlo basterà un pennello. Lo intingiamo e lo applichiamo così sulle labbra. E ho creato un lucidalabbra perfetto! Wow, che idea geniale! E quando si secca basta tirarlo via così. Visto? C'è ancora del colore sulle labbra. Rossetto a lunga, lunga durata. Non dovrai neanche più preoccuparti di lasciare qualche macchia. Sei davvero un genio, grazie! Adesso torno al mio capolavoro. Quanto è difficile questo compito in classe. Quindi è così. So cosa state facendo. Ci ha scoperti. Non so cosa sia questa roba. Certo, come no. Wow, è arrabbiata. Conoscete le regole. Devo sbrigarmi. Adoro il mio nuovo smalto. Non lo saprà mai. Ciao! Non fare l'innocente, biondina! Cosa stai guardando? Il mio astuccio! Ah, sì? Ne non sono mai abbastanza! Ti sto osservando! E cosa sta succedendo qui? Oh, è lì da molto? A proposito, ottimo test, davvero difficile! Oh, che carina! Ok, questo sinceramente non me lo aspettavo, perché non potete essere tutti come Naomi e una studentessa così brava. Sapevo che sarebbe andata male. Vabbè. Finalmente a casa! Che giornata! Aspetta, ho dei compiti da fare. Oh, ma dai! Beh, meglio farli subito. Spero che non ci voglia molto. Ho cose migliori da fare. Oh, che pizza, noiosissimo! Non riesco a tenere gli occhi aperti. Ai, la mia testa! Che cosa è successo? Stupidi compiti, è tutta colpa vostra! Ora mi divertirò un po'. Si gioca? Oh sì! Molto meglio!
Via, via, via! Devo concentrarmi! Questa è la parte difficile. Wow, ci è mancato poco! Ce la farò! Vincerò! Aspettate! Cos'è stato? Probabilmente non era nulla. Ci sono, niente può fermarmi! Oddio! Attenzione! Ce l'ho fatta! Che fatica! Ehi, Betty, cosa stai... Ai! La mia testa fragile e delicata, perché l'hai fatto? Mi dispiace, ma la tastiera si è rotta! Rotta? Aspetta un attimo, hai dei compiti da fare. Ma come faccio a scrivere? So come risolvere questo problema, fidati di me! Per prima cosa mi serve argilla da modellare. Inizierò con dell'argilla marrone. Userò un pezzo di vetro per schiacciarla. Farò lo stesso con colori diversi. Perfetto, ho tutto quello che mi serve. Ora è il momento di assemblare. Metto questo pezzo di argilla sul fondo, poi impilo il resto. Può andare qui. Papà? Ta-na-na. Che c'è? Continua a scrivere, continua! Bellissima questa canzone. Per favore smettete di cantare, che fastidio. Non è possibile. E poi li porti entrambi qui. Così capisci quanto vale X. Ehi, un concerto rock! È stasera! Guarda, dobbiamo troppo andare! Wow! Prepariamoci! Aspetta un attimo, devo indossare i miei cerchi! E il mio diadema! Perché sono una principessa? Una principessa fierissima! Assolutamente sì! Aspetta, sono troppo lucida! Ciù! Oddio, fortissimo! Sì, che schifo! No! Non va bene! Sì, è piuttosto disgustoso! Aspetta! Guarda, mettitelo! Ok! Non ne sono sicura! Girala! Ok! Sì, proprio così! Davvero? E ora girala! Ok! Così! Wow, sembra super chic! Ti piace? Spacca! Beh, credo che indosserò questo! Che peccato! Non sarò abbastanza bella per questa serata! Ma la speranza è l'ultima a morire! Vuoi trasformare una maglietta semplice in una maglietta fighissima? Tira e applica una grafica di grande effetto. La carta forno funziona benissimo. Toglila e scateniamoci! Bella, vero? Wow! Sì! Sì, vuoi metterti la mia collana? Io? Certo, ti starà benissimo! Bellissima! Andiamo al concerto! Puoi capire, il mio nuovo ombretto è stupendo! Che invidia! Vuoi vederlo? Guarda, è il migliore! Che bei colori, lo voglio anch'io! Te lo presto se vuoi! Grazie! Oh, buongiorno! Ragazze, siete in ritardo! Niente make-up! Qualcosa non va, ragazze? No, no, tutto bene! Che nascondi dietro la schiena? È solo la mia mano! Qualcosa non mi torna, fa vedere! Non nascondo niente, giuro! Da qui! Va bene! Make-up! Ashley, dammelo! Ma è mio! Ragazzi, che imbarazzo! Tu! Entra in classe! Scusa! Ashley, molla! Non lo avrà mai! Come i bambini! Per nascondere l'ombretto ci può aiutare un libro di testo. Ritagliamo il libro con un paio di forbici. Il taglio deve avere la stessa forma della palette. Poi metti tutti gli ombretti sulla pagina, così, incollandoli. Aggiungiamo qualche disegnino per decorare e per nascondere i trucchi. Adesso possiamo andare in classe. Alto, ferma lì. Voltati. Niente trucchi? Ok, puoi andare. Sì, e voglio dire ok. Ehi!
tutto bene? Benissimo. Wow! Già, mi serve solo un pennello. E adesso posso rifarmi il trucco. Finalmente i libri mi tornano utili. Stai benissimo! Vuoi anche tu il mio libro? Prof, ho finito il compito. Davvero? Vedrai, è tutto giusto. Vedremo. Brava, ottimo lavoro. Speriamo bene, grazie. Che cos'hai sul viso? Cosa? Non capisco a che si riferisce. Sei truccata? Ma no, ha visto male. Fermati, girati. Non ho make-up. Strano. Ok, va pure. Che sollievo. Wow! Come fa ad essere così bella? Sono una bellezza naturale. Se solo sapessero il mio segreto, riavvolgiamo il nastro. Mentre la prof è distratta, mi do da fare. Basta tagliare un angolino di una gomma da cancellare, un pezzetto piccolissimo. Poi mettiamo della colla su un cotton fioc e incolliamo il pezzetto di gomma. Dopodiché ci mettiamo sopra l'eyeliner in questo modo. Su tutto il pezzetto di gomma, sì. Ecco fatto, a posto. Ottimo! Eccoci qui. Adesso posso mettermi l'eyeliner. Anche dall'altra parte. Perfetto. Molto bene. Ottimo. Meriterei un voto per questo. Ti piacciono i miei nuovi anelli? Mi piace viziarmi. Wow, impossibile per me resistere a loro. Wow! Adoro collezionare pezzi antichi! Ma che orologio! È la cosa più costosa qui dentro! Cosa? Sta cercando di dire qualcosa! Non capisco! Eh? È una lettera! Chissà che c'è scritto! C'è solo un modo per scoprirlo! Credo sia una sfilata di modo! Hai ragione! Quindi? Dobbiamo andare! Ok, ma prima gli accessori! Non ho niente di adatto! Sono tutte griffate! Non ho nemmeno una borsa! Ah, no! Cosa c'è qui dentro? No! E qui dentro? Wow, Ellie ha delle mutandine da nonna! Oh, sì! Ah! Ehi! Ehi! Oh, prese! Che cosa è successo? Diamogli un tocco di stile. Ma prima tagliate la parte centrale. Così sono più igieniche. Perfetto. È così che diventa un top. Sunny? Che cos'è stato? Ora è il mio nuovo crop top. È davvero molto carino. Mi sento ispirata. Anch'io sto facendo un po' di modifiche. Guarda cosa può fare questa cintura. Ecco come la indosso. È necessario fare un po' di attenzione nelle gare e attorcigliare. Poi lo facciamo passare qui e qui. Allora solo un altro nodo. Eccoci qua, come sto? Wow, è incredibile! Ti sta da Dio! Lo so! E ora andiamo! Oh mio Dio! Sorridi! Potrei abituarmici! Baci!